Matteo Renzi svergogna Massimo D'Alema. Ho trovato sulla Repubblica Web un magnifico video dove Matteo Renzi legge alcune pagine del libro Un paese normale, scritto da Massimo D'Alema nel 1995. Sì. Però pubblicato da Mondadori. Mondadori vuol dire cavaliere, Mondadori vuol dire cavalieri, cioè vuol dire, beh, ex cavaliere, cioè vuol dire Silvio Berlusconi. E Massimo D'Alema, che aveva tante altre case editrici, c'aveva la Rizzoli, c'aveva Feltrinelli, c'aveva De Agostini e chi più ne ha più ne metta, è andato a pubblicare per la Mondadori. Della Mondadori, capito? C'è persino Berlusconi, ma non è questo il problema. Il problema è che nell'ottanno 1995 Massimo D'Alema appunto aveva scritto questo libro, un paese normale, che se tu lo vai a leggere oggi ti dici ma perché Massimo D'Alema sta contro Matteo Renzi? L'ha scritto nel suo libro, l'ha scritto. Ha scritto nel suo libro Un paese normale nel 1995, catalogo Mondadori, che si deve superare il bicameralismo perfetto. L'ha lette queste parole Matteo Renzi, le ha lette pubblicamente, e mi sa tanto che Massimo D'Alema si sta a mangiare il fegato. Massimo D'Alema si sta mangiando il fegato, capito? Perché adesso è stato svergognato pubblicamente. Cioè, il popolo sovrano si rende conto che Massimo D'Alema vuol votare no per odio contro Matteo Renzi, lo odia a morte. Se Massimo D'Alema potesse, a Matteo Renzi non so che cosa gli farebbe. Lo vedete, no? Voi mi capite cosa voglio dire, perché io sono un filosofo cinico, capito? Ah, se potesse Massimo D'Alema, che cosa gli farebbe a Matteo Renzi, che adesso poi lo ha svergognato pubblicamente, perché nel suo libro Un paese normale, il catalogo Mondadori, scrive proprio così, che si deve superare il bicameralismo perfetto, cioè si deve dare un calcio in culo alla Camera, al Senato della Repubblica, un calcio in culo al Senato della Repubblica. Invece adesso Massimo D'Alema dice il contrario perché odia Matteo Renzi. Ha fatto bene Matteo Renzi. Ah, tra l'altro Matteo Renzi ha pure ipotizzato che il libro intitolato Un paese normale non l'abbia scritto di suo pugno Massimo D'Alema, ma alcuni compagnucci del PD, capito? Vabbè. Ma questo è poco importante. Magari ci fossero le prove. Ma importante è che in quel libro del 1995, pubblicato dall'allora cavaliere di Mondadori, Massimo D'Alema scriveva di suo pugno, che un paese normale deve superare il bicameralismo perfetto. Cioè, un paese normale dovrebbe dare un calcio in culo al Senato della Repubblica. Non so se lo avete capito, ma avete capito, cari amici? Dio quanto deve essere brutto in questo periodo. Massimo D'Alema quanto deve essere incattivito, quanto deve essere incattivito, perché le cose lui le ha scritte, capito? Non può neanche rimangiarsene, non può neanche rimangiarsene. Hai fatto bene Matteo Renzi, hai fatto bene, hai fatto bene, hai fatto bene. Io sono un filosofo cinico e ti do ragione. Ok, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.